Nonostante da tempo ci diano per morti, noi siamo ancora qua, siamo ancora in piedi e stiamo chiudendo questa campagna elettorale che per noi è una campagna elettorale entusiasmante. Una campagna elettorale dove abbiamo rimesso in moto un meccanismo di aggregazione e di ribellione che punta a costruire un'alternativa all'interno di questo paese. Gli ultimi scorci di questa campagna elettorale ci regalano delle chicche che rimarranno nella storia. L'Evangelista Matteo, che in Piazza del Duomo di Milano non si fa vergogna di utilizzare in maniera becera e strumentale la religione. L'unto dal Signore che ancora una volta continua ad andare avanti a fare le sue promesse alle quali ormai più nessuno crede. Il giovane rampollo fiorentino che ancora una volta pensa di essere l'uomo che può risolvere tutti i problemi di questo paese. E il chierichetto Di Maio che crede di poter andare al governo. E però si accorge man mano che passa il tempo di aver bisogno anche lui degli altri. Noi non abbiamo fatto promesse, noi non abbiamo messia, noi siamo delle persone che abbiamo solo una cosa da garantire, che le lotte che abbiamo fatto fino adesso continueranno, continueranno e così come continuerà l'esperienza di potere al popolo, perché fino a quando ci sarà una persona che ha bisogno di aiuto, fino a quando ci sarà bisogno di redistribuire la ricchezza, e fino a quando ci sarà bisogno di rialzare la testa, noi ci saremo e saremo al fianco di tutte queste persone, di tutti questi diseredati e di tutta quella massa di gente che vive solo grazie alla propria fatica.